Ernesto, buongiorno. Stamattina con molta molta calma siamo partiti, tanto siamo in un pochino in anticipo sulla tabella di marcia per il fatto che abbiamo dovuto cambiare il percorso e ci dobbiamo trovare con Luca e Cristian stasera a Livigno, quindi ce la possiamo prendere molto comoda. Oggi la giornata è un pochino calda, 25 gradi, però in moto si sta bene, se ti fermi al sole c'è un pochino da sudare perché è molto, molto umido. Comunque dai, adesso il primo passo sarà quello del Locomagno e poi andiamo in direzione Svizzera. La prima sosta che adesso facciamo è se troviamo una fontana per riempire un pochino le borracce dell'acqua perché siamo senza acqua. Adesso è già un po' di chilometri che abbiamo sta Aston Martin qui davanti con non so quante milioni di telecamere. Abbiamo capito se è qualcosa che sta girando un film o... Adesso no, non penso che sia la polizia che gira in Aston Martin, va bene che in Svizzera sono ricchi, però qua c'hanno un ambaradame di telecamere che semmai c'è James Bond dentro. Adesso appena usciamo dal centro poi sorpassiamo, forse verremo ripresi in un film famoso. Sto salendo per il Locomagno, adesso il primo pezzo sinceramente per l'alta qualità della Svizzera non c'ha tutto sto grande asfalto, però abbiamo un bel paesaggio mezzo verde, zero traffico, quindi ce la stiamo godendo. Troppo l'asfalto, ti dico, un po' ballerino è. Là sulla destra si vedono tutte le cime innevate. Bello comunque anche il Locomagno, ogni tanto si fa gli italiani, però ogni tanto un po' di gas bisogna darglielo. Diciamo che anche qui il panorama non delude. Oh, muccone piccoline. Sotto qui sulla sinistra c'è un bel fiumiciattolo. Lo
che bella sta vallata. Beh dai, alla fine la deviazione che abbiamo fatto stamattina ci sta ripagando. Comunque, bella tutta la Svizzera, ma è un cantiere infinito, cioè su ogni strada ci stanno lavorando, per l'amor di Dio, belle strade, però cioè, non riesce a fare un tratto un attimo senza essere fermo. Adesso abbiamo fatto 10 km dietro a 8 camper, adesso ne ho rimasto, vi è rimasto ancora questo qui davanti, tra cui in delle stradine anche strette con delle roulotte che venivano dall'altra parte, si sono incastrati lì, si è rimasti bloccati. E qui è un continuo, un cantiere ogni 3x2, quindi semafori, fila, rallentamenti. Ci consoliamo con questo paesaggio che mette pace. Ragazzi, oggi è abbastanza duro la situazione, ad uscire di qua, guarda, è un'impresa, abbiamo passato più di 40 cantieri, stiamo girando con 30, 33 gradi, 31, insomma oscilla su quelle temperature lì e poi è anche abbastanza umido. E sei sempre, fai 1,5 km, 2 e un cantiere, 3 km e un cantiere. Oh, certamente che qua non gli puoi dire che non lavorano, perché però mi sembra un po' esagerato. Poi forse oggi è ancora più trafficata, visto che è l'unica strada, diciamo, di accesso verso l'Italia se uno non voleva tornare indietro sul lago di Como, quindi sicuramente è un po' più trafficata, però mi sta avendo abbastanza, sono un pochino provato, difatti spero di iniziare un po' a salire anche di quota, a vedere se troviamo un po' più di fresco, così ci fermiamo a mangiare anche qualcosa, visto che è 1:30 e non abbiamo ancora pranzato. Allora, finalmente sembra che abbiamo lasciato tutto il casino. Stiamo affrontando il Julian Pass e poi speriamo di trovare qualcosa su da mangiare, dai, non ci siamo voluti fermare giù in paese che era caldino, dovevamo vedere di stare un po' in quota, adesso vediamo. E oggi non ne avevamo avuti abbastanza, adesso abbiamo pure il camion che si è piantato qui. Non c'è un blocco differenziale sto coso. Mamma mia. Dai, su, pianino, pianino, vai. Ecco, tirato via un mezzo asfalto. Non è che mi fai passare, bravo, famo, cioè. Sto Julian Pass regala emozioni? Sì, Julian Pass 10 più. Ha dei curvoni che sono la fine del mondo. Julian Pass
Open. Comunque ragazzi, chapeau, tanto di cappello, guarda, c'ha dei curvoni che sono fantastici. Bellissimo. Ci sono pascoli di mucche in ogni buco, là sulla sinistra, qui davanti. Bello, bello, bello veramente sto passo. Esci così dalla curva, guarda che bella cascata. Ma che bellezza. Sta regalando veramente emozioni la Svizzera. E adesso siamo in direzione St. Moritz. Inside your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient. 2284 metri, Julian Pass. Che spettacolo, stiamo scherzando. Ah, peccato che entriamo in galleria. Oh, va. Te lo sai che se ci prendono, ci mettono in galera e butto via la chiave. Te dici? Te spera che non ci siano, perché? Sì! Sì! No, possiamo farlo. Thank you.
Vabbè, visto che ci ha fatto schifo, torniamo su. Questo, se non erro, dovrebbe essere il Lago Bianco. Qua fanno tutti kite. Lago Bianco! Qua ragazzi sono tutti senza macchine. Guarda, Ferrari, Lamborghini, Porsche. M3, M4, M5, come che non ci fosse un domani. Una miseria proprio. Allora, siamo scesi dal Julian Pass, siamo in direzione San Moritz, poi facciamo Forcola di Livigno e poi ci fermiamo per la notte a Livigno. Aspettiamo, teoricamente dovremmo riuscire anche a coincidere, se sono in orario, con Cristian e Claudio, che dovrebbero arrivare su sulle 6:30, quindi anche a noi il mio navigatore mi dice che ci 6:34, quindi direi che ci dovremmo stare dentro. Qua ci sono due, non so se siano hotel o ville, una là e una là nel fondo, che sono cose spettacolari. Comunque molto bello anche sto lago, c'ha tutta la sua pista ciclabile attorno e niente, adesso tra poco passiamo il confine e lasciamo definitivamente la Svizzera. Comunque, con l'augurio di tornarci al più presto, visto che tante cose non siamo riusciti a farle, semmai il tempo ce l'avevamo, ma per far coincidere un pochino, un po' tutti, chi è partito il giovedì, chi è partito il venerdì, quindi vediamo di riuscirci più o meno. Abbiamo fatto sto giro qui per riuscire più o meno a trovarsi con tutti, quindi vabbè, e torneremo a breve termine, torneremo, semmai ci porto anche la Sara, visto che sono quelle strade che piacciono a lei, quei bei passi, quindi i bei curvoni che si vede. Comunque lo Julians come ultimo passo della Svizzera ci ha regalato emozioni forti. Poi speriamo che tutto vada bene, perché abbiamo fatto un po' i somari. Io ero dimenticato, quando ho pianificato la traccia, che abbiamo anche il Bernina da fare. Stiamo costeggiando, difatti è appena passato adesso il trenino rosso del Bernia, che sarebbe bello da fare in inverno. Ciao Muccone, bello Muccone, questa sera nel mio pancione. E quindi adesso facciamo il Bernia. Spettacolare. Questo si è attrezzato, trattore, la bicicletta dietro.
che spettacolo! Bellissimo. Bene, entrati in Italia, il nostro giro svizzero finisce qua, adesso siamo a Livigno, ci stanno aspettando Cristian e Claudione in hotel, dovremmo arrivare perfettamente assieme a loro e poi dopo stasera pianifichiamo per domani cosa fare. Comunque la Svizzera, tanta roba veramente, cioè da questo passa per rosso, tanto fai pure come fosse a casa tua. Non ho ben capito a cosa serva sto rosso qui, però che dire, Livigno c'ha sempre il suo fascino, c'ha sempre. Push. Amicizi! Sono attaccati! Andiamo a fare l'elemosina a qualcuno se ci dà 50 centesimi. Claudio, tra quello un GF. Ah, cambia poco, appena fate tagliare. Cacca un po', eh. Funziona. La scimpenna anche in fase. Guarda, staccate, guarda. Chi li staccate, poi esce la curva. La situazione non ci fa le pugliette qua, eh.